Ciao a tutti, come va? Siamo qui a un posto che si chiama Malua Bay. Adesso vi faccio vedere il panorama. Come si vede, il sole sta per calare proprio adesso. E qui siamo a Malua Bay, che si trova circa un'ora e mezza, due ore di distanza da Canberra. E questo è il nostro oceano, questo è l'Oceano Pacifico. Adesso sono le 7 di sera e siamo venuti qui per il weekend. Che ne pensi, Selina? Ti piace? Relaxing, tranquillo. Un posto molto tranquillo, dice Selina. Come si dice in italiano, il sole tramonto, ho detto giusto? Ecco il panorama di dietro di noi. Facciamo questa passeggiata. Oggi è stata una giornata abbastanza caldo, mi sembra ha fatto 25 gradi. Comunque in estate qui la spiaggia è molto occupato. È bello qui, Selina. It's very nice. Come si vede qui, la spiaggia c'è anche la doccia, e questa doccia non costa niente, è gratis. È qui per il pubblico, così uno quando esce dalla spiaggia si può sciacquare o lavare tutta la sabbia dopo andato nel mare. Beh, non è il mare, è l'oceano. E questa spiaggia è gratis, non costa niente per andare su questa spiaggia. È una spiaggia libera. Adesso vi do tutti un panorama. Qui in Australia è ancora primavera, però ha fatto abbastanza già caldo intorno di noi di Canberra, e sembra già estate, ma non è estate ancora. Adesso siamo al mese di ottobre. Il primo di dicembre sarà estate qui. E qui c'è una tabella con delle avvertenze. Bisogna stare attento che l'acqua può essere un po' mosso, ci sono delle rocce oppure delle poste che si può scendere giù subito nell'acqua. E come si vede ci sono anche altre avvertenze. E qui ci sono anche delle banchine, delle poste che uno può fare picnic. Queste qui mi sembra abbastanza nuovo. Ci sono le banchine qui anche, gli alberi, è un tipo di pino, mi sembra. Eccoci qua. Io mi chiamo Roberto, questa è mia moglie Selina. E noi abitiamo a Canberra e adesso ci troviamo a un posto che si chiama Malua Bay, che si trova a circa 150 km da Canberra. Questo è il panorama che si vede davanti di noi, seduto su questa banchina. Mi fate sapere se avete qualche domanda.
Allora, stasera abbiamo fatto una prenotazione per cena poco lontano da qui e nel frattempo abbiamo pensato di fare due passe qui sulla spiaggia. Come vedete non c'è quasi nessuno, non c'è nessuno. Vi faccio vedere delle abitazioni qui proprio poco lontano dalla spiaggia, sono delle beach house e qui ci abitano tutto l'anno oppure sono affittati durante le ferie e periodi d'estate. Allora, siamo arrivati alla fine di questo video. Vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Se avete piaciuto questo video, per favore schiacciate like, considerate anche subscribe. Arrivederci, alla prossima volta.